Le vittime certificate del coronavirus nel mondo viaggiano verso le 260.000 unità. I contagiati sono oltre 3.600.000. Sono numeri al di sotto di quelli reali, ma si tratta delle cifre ufficiali, che raccontano anche che l'85% dei decessi è avvenuto in Europa e negli Stati Uniti. Nel nostro continente l'Italia viene superata dal Regno Unito, che in base ad un conteggio particolare registra 32.000 morti Covid-19. La pandemia avanza quindi, ma il mondo un po' ovunque prova a ripartire. Gli Stati Uniti, al primo posto per contagi e vittime, registrano però il numero di morti più basso in 24 ore da un mese a questa parte. E a proposito degli Stati Uniti, dopo il massimo esperto americano di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca, Anthony Fauci, anche gli 007, secondo il Guardian, smentiscono le accuse di Trump e del segretario di Stato Pompeo sull'ipotesi che il coronavirus sia uscito da un laboratorio cinese. Ma Donald Trump ha bisogno di scaricare le sue responsabilità iniziali su qualcun altro, altrimenti rischia di perdere le elezioni di novembre. E i sondaggi delle ultime ore, che danno il democratico Joe Biden in vantaggio, non lo fanno dormire sereno.